La Liguria è un posto bellissimo, tutto da scoprire. Non è caso proprio su questo tema è nato un blog di cui scopriamo di più tra poco in panchina. In panchina questa mattina troviamo Andrea Carpi. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Collega giornalista, scrittore di guide ovviamente sulla Liguria e anche blogger ultimamente. Mi incuriosisce proprio questo aspetto qua. Di solito Andrea si inizia da internet, si inizia dal blog e poi si passa alla pubblicazione. Andrea ha fatto il lavoro contrario, sempre con il tema Liguria al centro, le bellezze della nostra Liguria, passando prima dalle guide e poi adesso approdando al blog. È vero perché ho avuto la fortuna, insomma, da tanti anni di poter scrivere sulla carta, l'amata carta. Eh già. E insomma, in questi 10-15 anni ho scritto diverse guide di enogastronomia, di turismo, di vari argomenti e mi sono reso conto che avevo tantissimo materiale, tanto che era andato su queste guide, tanto che era rimasto in un file, in un cassetto sul computer. E ho pensato di mettere un po' d'ordine e fare questo blog. Che in qualche modo aiuta a diffondere anche attraverso un mezzo diverso, un linguaggio diverso, tutto quello che è la nostra Liguria, che è bellissima e che è da scoprire, come appunto non a caso dice il tuo blog che si chiama Scopri Liguria. Esatto, la Liguria è bellissima, veramente è colma di bellezza, si trova bellezza, incanto, meraviglia in ogni angolo. Lo sanno i turisti che vengono a vederla, lo sappiamo un po' meno, ahimè, noi. Non per piangerci addosso, però purtroppo... No, è vero, questo è innegabile. Il modo in cui la trattiamo, il modo in cui la proponiamo indicano che non riusciamo... Forse perché ci siamo nati dentro, per noi è normale, no? È scontato. Siamo abituati alla bellezza. Abbiamo questo privilegio pazzesco, incredibile, di essere abituati alla bellezza e non riusciamo a valorizzarla e a farne la nostra ricchezza. Tu in questi anni l'hai proprio girata in lungo e in largo, da nord a sud, come si dice. Di aver fatto ogni strada asfaltata o sterrata, molti sentieri, aver visto chiese, palazzi, monumenti, musei. E c'è una cosa che ti colpisce di più o che ti è rimasta di più nel cuore della nostra terra? In positivo ce ne sono tantissime, veramente tantissime. E la cosa che mi sorprende è che ancora adesso, dopo tanti anni, continuo a trovare cose che non conoscevo e che mi emozionano. Qualche giorno fa ho scoperto, per esempio, Villa Grocca Imperia, dedicata a questo grandissimo artista, con il suo parco, il suo palazzo, la sua storia meravigliosa. Ecco, è un continuo scoprire bellezza e meraviglia. Purtroppo mi colpisce anche il fatto che trovare queste cose, vederle, raccontarle è sempre molto difficile. Sì. Molto, molto difficile. Ed è difficile entrarci, purtroppo ormai in Liguria la cultura è lasciata in mano al volontariato, che è una cosa bella, positiva, perché ci sono tante persone che la seguono con passione, ma che è assurdo pensare che non ci sia qualcosa di sistematico, di organizzato. Certo, no? certo, anche perché poi probabilmente quando poi ci si basa sul volontariato non si può neanche pretendere che magari i cancelli della villa vengano aperti tutti i giorni e tutte le ore, no? Faccio un esempio. E quindi di conseguenza non è detto che il turista in quel momento possa arrivare lì e trovare effettivamente aperto e godere di queste bellezze. E quindi forse bisognerebbe fare più sistema? Bisognerebbe forse che partisse tutto dalle istituzioni, cioè certo. Ci si rendesse conto che la cultura e il turismo non sono a perdere, ma sono degli investimenti. E come? Anzi, forse è l'ultimo vero investimento che è rimasto per la nostra regione. Noi abbiamo tantissima cultura, tanta bellezza, dei posti meravigliosi, un clima incredibile, un'enogastronomia straordinaria, e di questo dobbiamo vivere, anche perché nessuno, né in India, né in Cina, né da nessun'altra parte potrà mai copiarcelo, insomma, siamo noi. Questo già è qualcosa in effetti di non scontato. Andrea, ascolta, questa che ho in mano è una delle tue guide, so che tra poco ci sarà una nuova edizione. Sì, a giugno uscirà un altro libro che si chiamerà Liguria Nascosta e che proverà a raccontare una cinquantina di bellezze poco conosciute e
ahimè, di nuovo purtroppo poco accessibili, che però vale la pena, insomma, impegnarsi e cercare di vederle. D'altronde le cose più belle sono quelle che poi si conquistano, no? Con un po' di fatica, mettiamola così. Sì, però diciamo anche che, come dire, i nostri vicini della Costa Azzurra non farebbero fare tutta questa fatica a chi vuole trovare. Lo credo anch'io. Grazie Andrea per essere stato con noi questa mattina. Buon viaggio, visto che continua alla scoperta dei segreti di Liguria. Buon viaggio a tutti quelli che vengono in Liguria. A voi tutti, ricordo che come sempre potete vedere e rivedere questa intervista sul nostro sito xliguria.it.